Ci sono dei dialetti che conosco? Qualsiasi, credo. Tipo milanese lo so scimmiottare. Il dialetto della mia città, ma vagamente. Un po' bolognese e un po' lombardo. Perché? E come dei carabinieri. Un attimo, capiamo la domanda e perché. Ah, anche una parolaccia posso dire? Ah, ok, sì sì. E guardo lì come approvazione. Mi piace fare il milanese, il napoletano, il veneto, mi diverto tantissimo. Loro si divertono meno, ma io molto. Mi piace molto scimmiottare un po' i cantanti neomelodici. Ah no, ce l'ho. Aspetta, come cazzo faceva? O dramma a muro, o Frida and Wall. Ah, la so, vai, però non fa ridere. Cuttigiu, che però è siciliano. Se non me sci, sciammi nenne. Se non ne namme sci, non ce ne sciammi scende. Chiedo scusa a tutti i lucani. No, sono terribili, ne uno in tristino, no, non posso, no davvero. Le calcul de la gran merdada è una frase in francese che vuol dire i calcoli della nonna di Ada. Le calcul, non voglio, però... Aspetta, che mi fa... Vicino un cane vecchio, un zun zun. Vai da un cane anziano e cerchi di scacciarlo, è anziano, già sa tutto, non si muove. Secondo me... Ok, aspetta, allora... Ci sta vicino un porco, agua gnagna. Tu chiedi al maiale se vuole una ghianda, è ovvio. No, Vabbè, dice a tuo papi c'è vicino alla noce, era molto tempo che è espertoso. Disse il vermicello alla noce, dammi tempo che ti... Cioè, non è facile come cosa la tua... Ma Ciro l'ha fatta questa cosa. Senza di suonare la snacciata. A svidagna, dicono a Bologna, come a Mosca. Per dire ci vediamo. Se vedo una nave che affonda che piano ma lo so, però sto dicendo solo cose volgari. Poi guardate, mia zia poi veramente se lo vede, lol. Facciamo così, ve la racconto. Ma dove c'è una cosa che non posso dire, metto il beep. Va bene? Vado? Quando smetto di registrare vi dico quella che veramente fa ridere. No. No, non è vero, siete bugiardi, vi conosco tutti voi del settore, perché sono uno di voi. Battiti del cuore, non l'avevi fatto mai. Forse dovrei fare il cantante romanico. C'è uno, beep, che beep, 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 e poi beep, beep, nel culo. Quando cerchi di fare per divertirti il dialetto di un'altra città che non è la tua, si incazzano. Le persone che sono realmente di quel luogo, vedo che fanno questa faccia che è un po' tipo... Com'è state? Sono sardo. Questo è un sardo che parla italiano. Quando arrivi nelle Marche, la cosa incredibile è che le persone ti pagano. La prima volta che sono andato, un ragazzo mi aspettava fuori la stazione e ha detto: "Ciao Luca, come stai? Ta posto?" E ho detto: "Dai, adesso questo te lo paga la Proloco." A me sembra un buon accento. Questo suono soave che ogni tanto si sente dire dei bergamaschi, che è questo. Enculet! Adoro, proprio un'eleganza. Io pratico il calabrese estremo, che è uno sport proprio. È una frase che si usa molto per allenarsi nel calabrese estremo è la tata di Totti e tutte tette. Voi non ci provate perché rischi di iperventilazione, cioè non è una cosa facile. Ci provo, eh. La tata di Totti e tutte tette! Mi dicono sempre, noi non parliamo così. A me sembra di sì. A me sembra di sì. Aspetta, ci sono, eh? Quando qualcuno si prepara molto, soprattutto le donne, stanno tutte imbarnacchiate. Basta, non faceva molto. No, in realtà, mentre lo dicevo, ho capito, non mi faceva ridere più.